Quasi 1200 lavoratori della Brioni hanno gremito le tribune dello stadio comunale di Contrada Campetto di Penne per esaminare le proposte presentate dalla proprietà alla luce dell'ultimo tavolo tenuto con la Regione Abruzzo. La volontà manifestata dal management della società francese è quella di una diminuzione del numero di esuberi inizialmente individuati. I sindacati puntano invece a salvare tutti i posti di lavoro. Si è incanalata la vertenza nella ricerca delle produzioni da reinternalizzare, da riportare dentro. Abbiamo già dei primi numeri, ma sono dei primi numeri. Secondo noi questa operazione va perseguita, non devono essere 74 gli attuali offerti all'azienda, ma molti di più. Abbiamo dato la disponibilità a un lavoro sulla riduzione di orario, ma l'obiettivo principale è fare in modo che questa azienda investa sul suo futuro per mantenere tutti i lavoratori presenti. Piano industriale che praticamente non ci permette al momento oggi di poter pensare, come si vuol dire, in grande. Però dal punto di vista sindacale abbiamo visto l'altro giorno, abbiamo dato dimostrazione e giocando anche con l'azienda, che praticamente nel momento in cui abbiamo chiesto all'azienda di reinserire, di immettere una parte piccola, parte economica all'interno del piano industriale che noi oggi conosciamo e che ci è stato presentato a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo portato a casa circa 20 posti di lavoro. Non è una cosa da poco, dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo chiesto un segnale e i lavoratori hanno dato un segnale, sono venuti tutti, anche rispetto all'altra volta il numero è stato più alto e la cosa che deve passare è che il ragionamento che è appena iniziato, la trattativa sarà ancora lunga, quindi non è vero che siamo contenti del fatto che è iniziata la trattativa, ma non possiamo essere soddisfatti di questo risultato parziale, dobbiamo continuare a perseguire l'obiettivo e l'obiettivo si può perseguire solo grazie all'unione di tutti.